Come prima cosa, una domanda che ci hanno fatto in tanti dai forum juventini che salutiamo, vecchiasignora.com, giulemanidallajuve.com e tifosibianconeri.com, oltre agli altri siti che seguono da vicinissimo il processo. Io voglio chiedere questo, Maurilio Proreschi, è emerso, la grande contraddizione è stata su Nucini quando ha detto che è stato alla Boccassini a Milano per evidentemente denunciare qualcosa o segnalare qualcosa. La Boccassini ha in qualche modo archiviato, avete chiesto ma di cosa avete parlato, cosa doveva dire e lui ha risposto parlavamo di calcio, parlavamo di calcio, parlavamo di calcio, ah lei va dalla Boccassini a parlare di calcio, sì. Ecco, io voglio sapere se avete delle impressioni, avete chiesto di acquisire il verbale, avete delle sensazioni su cosa sia accaduto in quel colloquio con la Boccassini? No, non mi fare domande sulle sensazioni, perché le sensazioni ne sentiamo, ne abbiamo sentite in 2 anni di processo, di tutto e di più. Ah beh, certo, Più che lì. sensazioni. L'avvocato Gallinelli, che difende Massimo De Santis, ha chiesto l'accesso a questo fascicolo che è a modello 45, cioè notizie non costituenti reato. L'ha chiesto un po' di tempo fa, gli è stata respinta, lo ha richiesto adesso al procuratore capo di Milano, Bruti Liberati, e alla Boccassini, e ancora non riceve risposta, e ha chiesto al tribunale di acquisirlo. Lì, evidentemente, se la Boccassini ha convocato Nucini è perché o l'Inter o comunque qualcuno deve aver fatto una denuncia o qualche cosa di questo genere, perché non è che la Boccassini si scomoda a chiamare un arbitro se non ha quantomeno una notizia di reato. Questo fascicolo è un mistero perché, tra l'altro, essendo rimasto a modello 45, significa che Nucini non deve aver detto nulla, e quindi, però, insomma, sarebbe interessante sapere che cosa ha detto Nucini, insomma, in quel fascicolo. Ecco. Oddio, non che ce ne sia tutto questo gran bisogno, perché almeno sotto il profilo del processo penale, perché insomma la testimonianza di Nucini l'avete sentita tutti, si è qualificato da solo, insomma, Ma quindi. Però sotto il a profilo livello sportivo. sportivo potrebbe essere Eh interessante, sì, a livello sportivo potrebbe essere interessante. perché il segnale. E tra l'altro una cosa volevo chiedere Sì. a Maurizio, ma se ci fosse una richiesta, adesso io non conosco bene la procedura penale, ma se ci fosse una richiesta del Tribunale di Napoli di acquisizione, si possono rifiutare? No, 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 se dispone l'acquisizione del tribunale, o lo, se, no, Ecco, se dispone quindi l'acquisizione immagino non che la non ci fanno, fosse ne niente. dispone il sequestro e lo acquisiscono, non c'è mica problema. Infatti immaginavo che non fosse possibile, quindi a questo punto la Casoria ha chiesto l'acquisizione di questa No, cosa o no? no, 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 si è riservata, si è riservata. Allora, Ho capito. io intanto. Però allora scusate, ma Sì. quindi da questa ultima udienza che cosa può emergere? Cioè adesso che cosa succede secondo lei, avvocato? Perché proprio ad essere molto, diciamo, pratici, adesso snelliamo il tutto dalle probabilità, forse, le ipotesi, eccetera, eccetera. Lei che cosa si aspetta? No, ma io non mi aspetto, ripeto, io non, francamente sul fascicolo con riferimento al processo penale non credo che ci possa, potrebbe essere l'ulteriore conferma dell'assoluta inattendibilità del test Nucini. Ripeto, può essere utile sotto il profilo sportivo se ci fosse, come si vocifera, l'esposto dell'Inter, perché sarebbe pure la violazione della clausola compromissoria, insomma, è questo. Certo. Nell'ambito del processo penale non è che Ma sposta. io vorrei chiedere questo a Maurilio Proreschi. Siccome queste ultime testimonianze, ricordiamo, è stato un supplemento di testimonianze, sono state quelle di Fabio Monti, di Corbelli, una serie di testimonianze che sono state veramente solo chiacchiere, ma sono fatti questi, non lo diciamo per prendere le parti di qualcuno. Io voglio chiedere questo: che sensazione si è fatto l'avvocato Priore? Sempre sensazione, ma questa volta su qualcosa che è accaduto, quindi la percezione la può avere. Ovvero sia, come mai i pubblici ministeri hanno chiesto ulteriori testimonianze di persone che avevano già parlato, che non hanno detto nulla di nuovo, che hanno detto, si dice, ecco, quello sì, hanno riferito sensazioni. E allora cos'è il pensiero che noi abbiamo che in questo caso sia l'unico processo, come ho detto altrove, in cui l'imputato sogna l'imputato sogna la sentenza e il PM sogna di arrivare a prescrizione? È una percezione sensata o no? Beh, sì, diciamo che la richiesta, tenete conto che ad esempio Facchetti era stato sentito quasi un anno fa con indagini integrative, insomma, mentre Monti e Nucini erano stati, Corbelli erano stati sentiti, anche Zamparini era stato sentito a maggio dell'anno scorso e durante tutto il dibattimento non avevano chiesto di sentirli. Lo hanno chiesto proprio alla fine, e quando dico alla fine,
dopo che avevamo rinviato di più di un mese, perché c'era il problema di trascrivere le intercettazioni e quindi erano saltate una serie di udienze, quindi è stata certamente una richiesta a perder tempo ed è stata una richiesta fatta in un momento in cui si parlava di una imminente ripresa alla Camera della discussione sul cosiddetto processo breve, insomma, ecco. Cioè, i pubblici ministeri come noi hanno insomma vissuto questo dibattimento, e che oggettivamente ha praticamente, oddio, non è che ci fosse la necessità di demolire una cosa che non esisteva, però diciamo comunque hanno demolito l'accusa, quindi potrebbero aver fatto un calcolo, dire meglio una sentenza di improcedibilità perché è estinto il processo che non una sentenza di assoluzione, perché insomma francamente con quello che avevano detto, sentire questi testi è stato un clamoroso autogol insomma della pubblica accusa. Senti, dovuto anche secondo me una situazione di disperazione in cui si trovano tutti accusatorio. Beh, in effetti sì, è crollato tutto. Antonello, poi sentiamo i messaggi. Sì, poi leggiamo qualche messaggio. Io ho delle brutte sensazioni, ma ripeto, non essendo avvocato, io ho fatto economia e commercio, quindi procedura penale non è la mia materia, su questa faccenda della ricusazione, ma non perché ci siano, credo oggettivamente, dei motivi validi di ricusazione, ma perché mi sembra un po' più un castello politico costruito per cercare appunto anche lì di rinviare cambiare diciamo in qualche modo i tempi del processo. Cioè io com'è possibile che si chieda per la seconda volta la ricusazione del magistrato? Io che spiegazione si dà, Maurizio Preveschi? Ma credo che sia legata a quello che vi ho detto poco fa, insomma è un altro modo per perdere tempo. Ed obiettivamente è stata un'iniziativa grave, anche perché totalmente infondata, insomma, sotto, almeno per quello che hanno scritto. Quindi si aspetta il non accoglimento? Io mi aspetto un non accoglimento, però insomma aspetto il 25, perché come si dice, bene ragionare su dati concreti. Certo, certamente questo sì. Aver ricusato il tribunale, aver ricusato il presidente Casoria perché ha un interesse nel giudizio, francamente è una cosa che fa ridere. Allora, arrivano tanti messaggi. A dei contratti che ci sono all'interno della sezione, che normalmente ci sono in tutte le sezioni dei tribunali d'Italia, ma se li risolvono con il presidente del tribunale. Non si è mai visto pure che i giudici della sezione fanno un esposto contro il loro presidente di sezione al CSM. Si va dal presidente del tribunale e si dice che il capo dell'ufficio dice: noi abbiamo questi problemi, il presidente del tribunale convoca il presidente di sezione, i giudici che stanno in contratto, e li fa ragionare, non si va al CSM. Diciamo che anche la genesi di questo esposto fa riflettere molto, ecco, per essere buoni. Ma io mi chiedo, sì, Antonello, una cosa, ma velocemente, vai. Lepore e Narducci e Capuano si espongono a una eventuale ulteriore figuraccia di non accoglimento della ricusazione solo per stare altri 15 giorni, 20 giorni? Insomma, mi sembra una cosa veramente. C'è un vecchio detto tra gli avvocati che dice: causa rinviata, causa vinta, no? Adesso evidentemente lo applicano i pubblici ministeri. Evidentemente è meglio impattare che sentiamo perdere. Sentiamo un po' di messaggi, ci legge Stefano, poi una domanda finale, io lasciamo. Sì, l'avvocato Prioreschi. Allora, Claudio da Porto Gruaro ci scrive: volevo chiedere all'avvocato Prioreschi se è normale che un PM si veda insieme a delle persone collegate al processo, come Auricchio e Moratti, alla presentazione di un libro, e se questo comportamento può essere sanzionabile. Avvocato. Ma non è normalissimo, sanzionabile direi di no, perché voglio dire, è una circostanza. Oddio, in quel periodo Moratti era ancora nella nostra lista testi, quindi forse un minimo di prudenza in più non è che sarebbe, insomma, non farebbe male. Poi diciamo che non è una bella cosa a vederlo. Poi in un luogo pubblico, insomma, in un'occasione chiaramente molto molto free, molto libera e aperta. Sì, ma ricordiamo questo processo sono state fatte cose peggiori, non è che mi sono detto di questo. Sì, però questo io sono d'accordo, ovviamente, poi lui l'ha seguito da dentro, per carità, però io trovo quella una delle cose più di cattivo gusto. Sì, sgradevole, ma insomma, esattamente, sì, sì. Ripeto, sono state fatte cose peggiori in questo processo. Ci dice qual è la peggiore, secondo lei? Ma guardi, tra le tante. Ma innanzitutto
come dire, la storia delle intercettazioni che nessuno ha sentito, ecco, nessuno ha trascritto, ma tutta la conduzione di questa indagine, come sono stati fatti i verbali di esame delle persone informate sui fatti, che sono una la sagra del si dice, mi sembra, ho percepito la sensazione, ho sentito voci di spogliatoio, insomma tutta l'indagine è proprio posso una serie di anomalie che non finiscono mai, insomma, ecco. È un po' come nel giornalismo, dove mi hanno sempre insegnato che non dovrebbero esistere i condizionali o le ipotesi. E in tribunale di più, invece ormai si fa passare anche un articolo pieno di sé, forse, ma chissà. Vabbè, non dovrebbe essere così. Una cosa volevo aggiungere, ma forse una delle cose più brutte è proprio il fatto, secondo me, che le intercettazioni Facchetti Pairetto non si aprono. C'è un disco. È proprio quelle. Non si espone. Allora, questa è Andrea e Gigi da Châtillon, vedete che ci ascoltano anche da lontano. Noi salutiamo e ringraziamo coloro che ci seguono attraverso radioradio.it. Châtillon, che è stato anche sede del ritiro della Juve per diversi anni. Allora, per l'avvocato Prioreschi, troppa gente continua a diffondere informazioni faziose di parte. Inoltre diffondono informazioni fasulle relative alle udienze. Querelate tutti, dicono, non ci deve essere pietà per nessuno. Vabbè, questo insomma era un messaggio così. Credo che Moggi di querele ne ha fatte parecchie. Mi sa proprio di sì. Invece Antonio da Potenza, l'ultima magari, poi non so se un'ultima per chiudere, poi la lasciamo. Allora dice, ma si può chiarire la situazione sulla ricusazione del presidente Casoria? Però sì, l'ha chiesto prima Antonello. Parlato, e poi su queste schede svizzere famose, ancora nello specifico la SIM in possesso a Romeo Paparessa. Sì, perché quello, io aggiungo, finisco la domanda per dire che ormai io mi trovo spesso come Antonello in programmi televisivi, insomma man mano tutto è scaduto, cioè non c'è più niente, non ti possono più dire delle ammonizioni preventive, parlavi con i disegnatori, è finito tutto, ogni tanto se ne escono con le schede svizzere, che ricordiamolo non sono state provate, non so, ma comunque lascio rispondere l'avvocato Prioreschi rapidamente se vuole dire un po' il punto sulle schede svizzere, che poi secondo me avvocato di per sé, non è che di per sé rappresenti un reato, anche fossero state provate, non è che sarebbe stato un reato, certo, senza avere l'intercettazione di quello che è stato detto su queste famigerate schede svizzere, voglio dire, non è che è un dato cieco, ammesso e non concesso. Sono due finali, una è il processo più strano in un certo senso che le è capitato, lei ha un'esperienza pluriennale davvero di processi importantissimi. Glielo dico, me lo sono domandato, io credo che prima di questo il processo più strano che mi era capitato, dove di porcherine avevo viste tante, era il processo per l'omicidio Pecorelli. Cose importantissime. Anche lì, insomma, tra l'altro era un'imputazione di omicidio e anche lì c'era una contrapposizione durissima, accusa difesa, con pentiti, la DIA che indagava, intercettava e faceva. Devo dire che questo ad anomalie ha superato di gran lunga il processo per l'omicidio Pecorelli. Perché lei sa insomma quanto noi ci teniamo e per questo lo facciamo per passione, per cercare di raccontare quello che è accaduto in questi anni. Io le chiedo se lei avverte un effettivo cambiamento oppure no, un'effettiva apertura. Noi sappiamo che tanti giornali e tante televisioni faticano a raccontare, e racconta per esempio c'è un giornale famoso che all'inizio, quando sono state scoperte queste nuove intercettazioni, obiettivamente c'è stato un po' un'inversione di rotta rispetto al silenzio assoluto in cui stava morendo questo processo. Io vi ricordo che dopo le prime udienze, dove era pieno di giornalisti, televisioni, questo processo procedeva nel silenzio più assoluto. Quando sono state scoperte le nuove intercettazioni c'è stato un ravvivarsi di interesse e devo dire per i primi 2-3 mesi, dall'aprile in poi, con intercettazioni che uscivano tutti i giorni, un po' insomma si era, cioè, anche perché di fronte a fatti che sono oggettivi non è che si poteva così mettere la testa sotto la sabbia. Leggiamo adesso la cronaca delle udienze tutti i giorni, delle interpretazioni insomma molto anche quelle l'altro giorno. Sfida PM difesa, no, non è andata così l'udienza l'altro giorno, è stato un massacro tra virgolette. Sì, questo